Buongiorno e grazie per avermi invitata per parlare del ruolo dell'agricoltura nel legame tra l'ambiente e la salute. Quando si pensa a questo legame, si pensa forse per primo all'impatto dei fitofarmaci sulla salute di chi lavora direttamente a contatto oppure dei consumatori di prodotti trattati con questi fitofarmaci. Questi possono avere una tossicità acuta o cronica via la pelle o le vie respiratorie o per via orale. Gli effetti vanno dal semplice irritazione alle reazioni allergiche e la neurotossicità, oppure dal punto di vista cronico sui effetti sulla salute riproduttiva o il cancro. La dispersione nell'ambiente e la presenza nelle falde acquifere si fa che si ritrovano anche nella catena alimentare. In questo contesto vorrei anche menzionare l'aspetto di salute mentale nel settore agricolo, che è piuttosto allarmante in tanti paesi, di meno in Italia, ma per esempio in Francia il tasso di suicidio è estremamente elevato. Oppure si pensa forse al cibo come medicina e tutto quello che riguarda la nutrizione, i superfood, eccetera. Anche se questa è una realtà, i legami sono più intricati, dal suolo e i suoi microrganismi, al clima locale, fino alla resilienza delle reti di distribuzione del cibo e dell'acqua. L'agricoltura incrocia la salute in tanti modi, di cui vorrei presentarne brevemente due. Se consideriamo solo il nesso tra l'ecosistema e la salute, abbiamo per esempio l'allevamento intensivo di bestie geneticamente molto simili e tutti i farmaci usati creano un ambiente particolarmente soggetto a una forte pressione evolutiva, una cosa ben nota da chi si occupa di ciò per l'essere umano. Notiamo inoltre che, al contrario degli ospedali, il contatto con il suolo o gli altri serbimenti non è limitato. La flora intestinale e tutti i meccanismi a contatto sono dunque un laboratorio di selezione a cielo aperto. Simile per la flora, ettari di coltivazioni di ceppi geneticamente identici con le micorrize o i batteri endofitici favoriscono anche lì lo sviluppo di resistenze naturali ai trattamenti e un rischio per la salute. E in questo contesto penso particolarmente alle zoonosi. Con il termine zoonosi si intende una qualsiasi malattia infettiva che può essere trasmessa dagli animali all'uomo o viceversa, cosa che è già capitato più volte in passato, ma che è stato particolarmente marcante ultimamente col Covid. Su questo post delle Nazioni Unite, che è stato tradotto, si vede che l'agricoltura fa parte dei fattori, direttamente o indirettamente, che favoriscono l'emergenza di zoonosi. In particolare si vede che la deforestazione, la resistenza, di cui abbiamo appena parlato, ma anche l'allevamento intensivo o il commercio di specie illegali, oppure anche i cambiamenti climatici sono dei fattori determinanti. Inoltre, l'agricoltura, in quanto attività umana direttamente legata al suolo e al ciclo dell'acqua, è influenzata ed influisce anche sui rischi ecologici come la siccità, le onde di calore o le inondazioni e i rischi di smottamenti legati. In poche parole, la stabilità di un ecosistema può essere gravemente messa in pericolo da certe pratiche agricole. Mantenere un quadro di vita stabile e sano è però molto importante per la salute. I legami sono multipli per il peggio, come l'abbiamo visto, ma possono proprio per questo anche essere utili per il meglio. Considerando il fatto che gli ecosistemi sono molto vari e possono stabilirsi in quasi tutte le condizioni, sono meno inclini a parassiti, hanno un bisogno ridotto di irrigazione, garantisco suoli fertili e le foreste sono una protezione importante contro l'erosione e un mezzo importante di mitigazione contro gli eventi climatici estremi. Gli ecosistemi sono un sistema complesso con una grande resilienza e costituiscono inoltre un pozzo di carbonio durevole. Quindi, si potrebbero trasformare l'intero concetto di pratica agricola
riducendo l'irrigazione, l'applicazione di pesticidi o fertilizzanti per una produzione comunque abbondante. La sinergia che caratterizza gli ecosistemi costituisce dunque una sinergia che porta un enorme potenziale che è ancora per il momento sottovalutato. A cosa assomiglierebbe un sistema alimentare se scommettessimo sulla cooperazione? Usando le proprietà appena citate di ecosistemi, possiamo trasformare l'intero concetto di pratica agricola e ridurre, per esempio, l'irrigazione o l'applicazione di pesticidi o di fertilizzanti. Questo concetto è comunque già noto sotto il nome di permacultura, ma di cui certi aspetti non sono ancora cifrati e presi sul serio. L'idea è dunque di sfruttare le proprietà degli ecosistemi e i loro cosiddetti servizi ecologici per creare delle unità, chiameremo cluster, resilienti e produttive sul lungo termine. Per esempio, si possono combinare diverse specie di microrganismi, microbi o funghi, delle piante erbacee, alberi e arbusti, ovviamente piante agricole e degli insetti impollinatori o di controllo biologico, per formare dei sistemi raggruppando delle funzioni, per esempio fitoremediatrice per pulire il suolo, piante ad uso commerciale, delle piante sostenitrici, oppure per produrre i semi e mantenere una grande biodiversità genetica. Quindi, come sapere quali piante combinare con quali microrganismi e quali insetti, eccetera? Effettivamente, questa è una domanda molto importante e quindi bisogna sviluppare un modo per selezionare efficacemente queste specie adatte. In corso di sviluppo, quindi un modo informatico che raccoglie da un lato i dati scientifici sulle interazioni biologiche e d'altro canto un modo per continuare a raccogliere i dati per arricchire questo database. Attualmente stiamo sviluppando un sito per la sperimentazione e stabilire un ecosistema esotico senza compromettere l'equilibrio delle specie locali, questa è una delle sfide che ci siamo date. I dati raccolti saranno un passo importante per confrontarsi con la realtà, migliorare il concetto e ad arricchire le conoscenze che abbiamo. Concluderei con un commento del 2019 di un dirigente dell'organizzazione globale EAT basata a Stoccolma, che dice che i ministri della salute e dell'agricoltura dovrebbero parlarsi. Effettivamente i legami tra questi domini esistono anche dal punto di vista politico e amministrativo. Ha fatto anche l'oggetto di un'analisi con cartografia. Sono molto lieta di aver potuto partecipare a una riunione su questo tema che ci entusiasma tutti e spero di poter continuare su questa strada anche in futuro. Grazie e buona continuazione della conferenza.